La maggioranza a Palazzo Cavallo va sotto in una votazione che riguarda una modifica proposta proprio dal presidente del Consiglio Comunale Luca Stella, ovvero l'adeguamento del regolamento dell'Assemblea che voleva consolidare la disciplina delle sedute in videoconferenza. La volontà della maggioranza era quella di renderle proprio definitivamente istituzionalizzate dopo le regole provvisorie introdotte a marzo per via della pandemia. Alla fine del dibattito la delibera non è stata approvata perché in aula erano presenti soltanto 16 consiglieri. Beh, oggi è accaduto un fatto abbastanza grave, la maggioranza non è riuscita a modificare il regolamento del Consiglio Comunale, era già stata una richiesta avanzata dalle forze di maggioranza senza accordo con l'opposizione e poi la maggioranza non ha garantito i voti e quindi le modifiche non sono state approvate. Diciamo, si segnala l'assenza perpetua del sindaco, quindi uno dei motivi per cui è mancato il numero è anche l'assenza del sindaco Ghinelli, che prima o poi ci degnerà anche di partecipare al Consiglio Comunale. Credo che questa assenza segnala una sorta di autogestione della città, un po' come quando a scuola si decideva per una settimana gli studenti si autogestivano e gestivano tutta l'attività didattica da soli. Ecco, ci sembra che la città in questo momento sia in questa situazione. Beh, il sindaco è volato in Finlandia per parlare di sostenibilità. Pochi giorni fa è stato qui in Consiglio a presentare la stupenda lancia dedicata al Tevenin, realizzata, il bozzetto realizzato dall'architetto Felici e reso pratico dalle mani sapienti del maestro Conti. C'erano tante persone. Allora, se si va a presentare la lancia, se si va in Finlandia, si venga anche in Consiglio Comunale a parlare dei problemi della città, perché ci sono i problemi dei voucher che non bastano per le famiglie e per la gestione dei bambini, ci sono i problemi delle opere pubbliche, ci sono i problemi del degrado, della sicurezza, insomma. La città ha bisogno del suo sindaco, sempre che voglia chiaramente partecipare alla vita politica della propria città.